Sono onorato di essere qui con voi oggi per la consegna delle lauree in una delle migliori università del mondo. A dir la verità, io non mi sono mai laureato e questa per me è la cosa più vicina ad una cerimonia di laurea. Oggi voglio raccontarvi tre storie della mia vita. Questo è tutto, niente di troppo lungo. Solamente tre storie. La prima storia riguarda il collegare i punti. Ho abbandonato il college dopo i primi 6 mesi, ma poi sono rimasto nel campus per altri 18 mesi, prima di smettere davvero. Allora perché ho abbandonato? È iniziato tutto prima che io nascessi. Mia madre biologica era una giovane studentessa non sposata e non laureata e decise di darmi in adozione. Voleva fortemente che venissi adottato da una coppia di laureati. Quindi per me era tutto programmato perché venissi adottato alla nascita da un avvocato e da sua moglie. Solo quando sono nato hanno deciso all'ultimo minuto che volevano una ragazza. Quindi i miei attuali genitori, che erano in lista d'attesa, hanno ricevuto una telefonata nel cuore della notte che diceva: «Abbiamo un bambino inaspettato, lo volete?» Dissero: «Certamente». Mia madre biologica scoprì in seguito che mia madre non si era mai laureata al college e che mio padre non si era mai diplomato al liceo e perciò si rifiutò di firmare i documenti finali per l'adozione. Cedette solo pochi mesi dopo, quando i miei genitori promisero che io sarei andato al college. Questo fu l'inizio della mia vita. E così 17 anni dopo andai al college. Ma ingenuamente scelsi un college che costava quasi quanto Stanford e tutti i risparmi dei miei genitori sarebbero stati spesi per le mie rette universitarie. Dopo 6 mesi non riuscivo a vederne il valore. Non avevo idea di cosa volessi fare della mia vita e non avevo idea di come il college mi avrebbe aiutato a capirlo. Ed eccomi qua, a spendere tutti i soldi che i miei genitori avevano risparmiato in tutta una vita. Così decisi di abbandonare e avere fede nel fatto che sarebbe andato tutto bene. All'epoca fu piuttosto spaventoso, ma guardandomi indietro è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso. Nel momento in cui mi sono ritirato, ho potuto smettere di frequentare le lezioni obbligatorie che non mi interessavano e iniziare a frequentare quelle che mi sembravano molto più interessanti. Non era tutto rose e fiori. Non avevo un dormitorio, quindi dormivo sul pavimento nelle stanze di amici. Per comprarmi da mangiare restituivo le bottiglie di Coca-Cola per i 5 centesimi di deposito. E per farmi un buon pasto alla settimana al tempio dell'Hare Krishna, ogni domenica sera facevo 12 km a piedi attraverso la città. Ho amato quel periodo. E molto di ciò in cui mi sono imbattuto, seguendo la mia curiosità e intuizione, si è rivelato inestimabile in seguito. Lasciate che vi faccia un esempio. A quel tempo, il Reed College offriva forse la migliore istruzione di calligrafia del paese. In tutto il campus, in ogni poster, ogni etichetta, su ogni cassetto, era stata splendidamente calligrafata a mano. Poiché avevo abbandonato gli studi e non dovevo seguire le lezioni normali, decisi di seguire un corso di calligrafia per imparare a farlo anch'io. Ho imparato a conoscere i caratteri tipografici serif e sans serif, la variazione della quantità di spazio tra le diverse combinazioni di lettere e tutto ciò che rende grande una tipografia. Era bello, storico, artisticamente sottile in un modo che la scienza non potrà mai essere. L'ho trovato affascinante. Ma niente di tutto ciò aveva nemmeno una speranza di applicazione pratica nella mia vita. Ma 10 anni dopo, quando stavamo progettando il primo computer Macintosh, tutto questo mi è tornato in mente e l'abbiamo inserito all'interno del Mac. È stato il primo computer con una bella tipografia. Se non fossi mai entrato in quel singolo corso al college, il Mac non avrebbe mai avuto caratteri tipografici o caratteri con spaziatura proporzionale. E visto che Windows semplicemente copia il Mac, è probabile che nessun personal computer li avrebbe mai avuti. Se non avessi abbandonato gli studi, non sarei mai entrato in quel corso di calligrafia e i personal computer probabilmente non avrebbero la meravigliosa tipografia che hanno. Ovviamente, quando ero al college era impossibile collegare i punti guardando avanti, ma adesso, guardando indietro, 10 anni dopo, è tutto chiaro. Ancora una volta, non puoi collegare i punti guardando in avanti. Puoi collegarli solamente guardando indietro. Perciò devi fidarti che i punti si collegheranno in qualche modo nel tuo futuro. Devi fidarti di qualcosa, che sia il tuo istinto, il destino, la vita, il karma, qualunque cosa. Perché credere che i punti si collegheranno lungo la strada
Ti darà la sicurezza di seguire il tuo cuore, anche quando questo ti porta fuori dal sentiero battuto. Farà tutta la differenza. La mia seconda storia riguarda l'amore e la perdita. Sono stato fortunato. Ho scoperto quello che amavo fare presto nella vita. USD abbiamo avviato Apple nel garage dei miei genitori quando avevo 20 anni. Abbiamo lavorato duro e in 10 anni Apple era cresciuta da noi due soli in un garage in un'azienda da 2 miliardi di dollari con oltre 4.000 dipendenti. Avevamo appena rilasciato la nostra migliore creazione, il Macintosh, un anno prima, e io avevo appena compiuto 30 anni. E poi sono stato licenziato. Come puoi essere licenziato da un'azienda che hai fondato? Ecco, con la crescita di Apple abbiamo assunto qualcuno che pensavamo fosse molto talentuoso per gestire l'azienda con me, e per il primo anno circa le cose andarono bene, ma poi le nostre visioni del futuro cominciarono a divergere. Alla fine abbiamo avuto un litigio. E quando l'abbiamo avuto, il nostro consiglio di amministrazione si schierò con lui, e così a 30 anni ero fuori, pubblicamente fuori. Quello che era stato il fulcro di tutta la mia vita adulta era sparito, ed è stato devastante. Non ho saputo cosa fare per alcuni mesi. Sentivo di aver deluso la precedente generazione di imprenditori, di aver lasciato cadere il testimone mentre mi veniva passato. Ho incontrato David Packard e Bob Noyce e ho cercato di scusarmi per aver commesso tutti questi errori. Sono stato un fallimento pubblico e ho anche pensato di andarmene dalla Silicon Valley. Ma qualcosa cominciò lentamente a svegliarsi dentro di me. Amavo ancora quello che facevo. La svolta degli eventi in Apple non mi aveva cambiato di una virgola. Ero stato rifiutato, ma ero ancora innamorato. E così decisi di ricominciare. Non lo vidi allora, ma scoprii che essere licenziato da Apple fu la cosa migliore che potesse capitarmi. La pesantezza di avere successo venne rimpiazzata dalla leggerezza di essere di nuovo un principiante, meno sicuro di tutto. Mi ha permesso di entrare in uno dei periodi più creativi della mia vita. Durante i successivi 5 anni ho avviato una società chiamata Next, un'altra società di nome Pixar, e mi innamorai di una donna straordinaria che sarebbe diventata mia moglie. Pixar creò il primo lungometraggio animato al computer, Toy Story, ed è ora riconosciuto come lo studio di animazione di maggior successo al mondo. In una straordinaria svolta di eventi, Apple acquistò Next, e io ritornai ad Apple, e la tecnologia che sviluppammo a Next è ora il cuore dell'attuale rinascita di Apple. E Lorin ed io abbiamo una famiglia meravigliosa insieme. Sono sicuro che niente di tutto questo sarebbe accaduto se non fossi stato licenziato da Apple. Era una medicina dal sapore terribile, ma immagino che il paziente ne avesse bisogno. A volte la vita ti colpisce alla testa con un mattone, ma non perdere la fede. Sono convinto che l'unica cosa che mi abbia fatto andare avanti è stato l'amore per quello che facevo. Devi trovare ciò che ami. E questo vale tanto per il lavoro quanto per le tue relazioni. Il tuo lavoro riempirà gran parte della tua vita. E l'unico modo per essere veramente soddisfatto è fare ciò che ritieni sia un ottimo lavoro. E l'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare ciò che fai. E se non l'hai ancora trovato, continua a cercare, non accontentarti. Perché come tutte le questioni di cuore, lo saprai quando lo troverai. E come ogni grande relazione, questa migliora sempre di più con il passare degli anni. Devi continuare a cercare, non devi accontentarti. La mia terza storia riguarda la morte. Quando avevo 17 anni, lessi una citazione che diceva qualcosa del tipo: se vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, un giorno o l'altro avrai ragione. Ha avuto un grande impatto in me. Da allora, negli ultimi 33 anni, ogni mattina mi sono guardato allo specchio e mi sono chiesto: se oggi fosse l'ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi? E poiché la risposta è stata no per troppi giorni di fila, sapevo che avrei dovuto cambiare qualcosa. Ricordarmi costantemente che presto sarei morto è stato lo strumento più importante che abbia mai trovato per aiutarmi a fare grandi scelte nella vita. Perché quasi tutto, tutte le aspettative esterne, l'orgoglio, la paura dell'imbarazzo o del fallimento, queste cose svaniscono di fronte alla morte, lasciando solo ciò che è veramente importante. Ricordarsi della morte è stato il modo migliore che io conosca per evitare la trappola di pensare di avere qualcosa da perdere. Ricorda che sei già nudo, perciò non c'è motivo per non seguire il tuo cuore. Circa un anno fa mi è stato diagnosticato il cancro. Feci un'ecografia alle 7:30 del mattino e mostrava chiaramente un tumore al mio pancreas. Non sapevo nemmeno cosa fosse il pancreas. I dottori mi dissero che si trattava quasi certamente di un tipo di cancro incurabile e che avrei dovuto aspettarmi di vivere
non più di 3-6 mesi. E così il mio medico mi consigliò di andare a casa e mettere in ordine i miei affari, che è il codice medico per dire preparati a morire. Significa prova a raccontare tutto ai tuoi figli. Pensavi che avresti avuto 10 anni per farlo, invece solamente pochi mesi. Significa assicurati che sia tutto pronto, così che possa essere il più semplice possibile per la tua famiglia. Significa fare i tuoi ultimi addii. Stetti con quella diagnosi tutto il giorno. Più tardi quella sera feci una biopsia in cui mi infilarono un endoscopio in gola, attraverso lo stomaco e nell'intestino. Poi inserirono un ago nel pancreas e prelevarono alcune cellule del tumore. Io ero sedato, ma mia moglie si trovava lì. Mi disse che quando analizzarono le cellule al microscopio, i medici iniziarono a piangere, perché scoprirono che si trattava di una forma molto rara di cancro al pancreas curabile con la chirurgia. Perciò sono stato operato e per fortuna ora sto bene. Questo è stato il momento più vicino ad affrontare la morte e spero che sia stato il più vicino che avrò per qualche decennio. Avendolo vissuto, ora posso dirvelo con un po' più di chiarezza rispetto a quando la morte era solamente un concetto utile ma puramente intellettuale. Nessuno vuole morire. Anche le persone che vogliono andare in paradiso non vogliono morire per arrivarci. Eppure, la morte è la destinazione che condividiamo tutti. Nessuno vi è mai sfuggito. Ed è così che dovrebbe essere, perché la morte è molto probabilmente la migliore invenzione della vita. È l'agente di cambiamento della vita. Elimina il vecchio per far posto al nuovo. In questo momento il nuovo sei tu. Ma un giorno non troppo lontano da ora gradualmente diventerai il vecchio e verrai messo da parte. Scusate se sono così drammatico, ma è la verità. Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. Non lasciarti intrappolare dal dogma che è vivere con i risultati del pensiero di altre persone. E non lasciare che il rumore delle opinioni altrui soffochino la tua voce interiore. E cosa più importante, abbi il coraggio di seguire il tuo cuore e il tuo intuito. In qualche modo sanno già cosa vuoi veramente diventare. Tutto il resto è secondario. Quando ero giovane, c'era una straordinaria pubblicazione chiamata The Whole Earth Catalog, che era una delle Bibbie della mia generazione. È stata creata da un tizio di nome Stuart Brand, non lontano da qui, a Menlo Park, e l'ha portata in vita con il suo tocco poetico. Era la fine degli anni 60, prima dei personal computer e del desktop publishing, quindi era tutto realizzato con macchine da scrivere, forbici e macchine fotografiche Polaroid. Era una specie di Google in formato tascabile 35 anni prima che arrivasse Google. Era idealista, traboccante di strumenti accurati e grandi nozioni. Stuart e il suo team hanno pubblicato diversi numeri del catalogo The Whole Earth Catalog e poi, fatto il suo corso, pubblicarono un numero finale. Era la metà degli anni 70, io avevo la vostra età. Sul retro della copertina dell'ultimo numero c'era la fotografia di una strada di campagna mattutina, quelle del tipo su cui potresti ritrovarti a fare l'autostop se fossi un avventuroso. Sotto c'erano le parole Stay hungry, stay foolish. Questo qui era il loro messaggio di addio. Siate affamati, siate folli. Io l'ho sempre desiderato per me stesso. E ora, mentre vi laureate andando verso un nuovo inizio, lo auguro a voi. Siate affamati, siate folli. Grazie mille a tutti.